Mister, esordio con vittoria molto convincente da parte del Caffè Lorea Catania Beach Soccer contro Terracina, che era una delle avversarie con cui si giocherà lo scudetto in questa stagione, non solo. Sì, è stata una partita veramente bella perché c'erano un sacco di insidie in questa partita qui. Era la prima partita che giocavamo insieme e non si era messa bene perché abbiamo subito perso Gabriele per un risentimento nel riscaldamento, Gori, e siamo andati subito sotto di 2 gol e siamo partiti un po' a rilento. Loro ci hanno un po' sorpreso perché comunque hanno una qualità veramente ottima, soprattutto quando sono lucidi. E noi abbiamo fatto un po' fatica nella fase difensiva inizialmente, nelle rotazioni. Abbiamo perso anche Corusiniti per un infortunio, quindi non era facile oggi rimettere in piedi questa partita qui, soprattutto perché, ti ripeto, eravamo comunque alla prima partita e quindi non era scontato rimettere in piedi la partita e sono molto soddisfatto per questo. Per un Viareggino che non ha potuto giocare, parliamo di Gori, un Viareggino che invece ha fatto la differenza, parliamo di Dario Ramacciocchi, a dimostrazione che la squadra che comunque le è stata messa a disposizione è una squadra che ha dei giocatori, dei ricambi in ogni reparto di altissima qualità, l'abbiamo visto anche nel corso appunto della partita contro Terracina. No, sì, basta pensare che oggi appunto oltre ai 12 che sono scesi in campo sono rimasti fuori Antonio, è rimasto fuori Gori e quindi abbiamo un roster sicuramente di primissimo livello. Su Dario non avevo dubbi che avrebbe recuperato, lo conosco ormai da 11 anni, siamo nati e cresciuti insieme in questo sport e avrei scommesso che sarebbe stato non al top, ma comunque già decisivo nella prima partita, nonostante la condizione fisica che è ancora da migliorare. Infatti il terzo periodo non stava benissimo e siamo anche riusciti a risparmiarlo, quindi è andato veramente tutto bene oggi. L'unica appunto macchia sono stati questi due risentimenti di Gori e Corusiniti, ma sono convinto che recupereremo al più presto anche loro. Soddisfatto della prestazione dei suoi, si aspettava qualcosa di più o qualcosa di meno, visto anche che non ha avuto a disposizione tutta la rosa nella pre-season? No, sono rimasto molto soddisfatto appunto della reazione, di come abbiamo ribaltato in maniera veramente netta la situazione, perché il primo periodo abbiamo fatto molta fatica e ho detto ai ragazzi che però se fossimo partiti da una migliore fase difensiva saremmo rientrati in partita e ne avremmo preso il controllo, cosa che poi infatti abbiamo fatto. E poi la cosa che mi fa ben sperare che ho la sensazione che si stia già creando un gruppo speciale, perché ci sono state alcune esultanze che era un po' quello che speravo, però non avevo la certezza che potesse succedere. C'è stato a un certo punto un gol di Bochigna, mi sembra, dove veramente ho visto un affiatamento che non è facile trovare dopo una settimana che si lavora insieme, dopo che comunque metti insieme giocatori di un certo livello e di paesi diversi. Quindi mi auguro che non sia stato solo un momento, ma un punto di partenza per il mese che ci aspetta.